andiamo a rivalutare tutto il suo addome e andiamo a fare delle tecniche a livello viscerale. Ovviamente per risolvere le colichette del bambino, come poi vi dirà la mamma stessa, non servono solamente i trattamenti osteopatici o l'osteomassage. Osteomassage che sono dei massaggi che i genitori stessi possono fare al proprio bambino per risolverle, ma devono essere per forza associati a tutte le altre accortezze, quali l'alimentazione materna, i multivitaminici, gli integratori e via dicendo, che sono fondamentali. In questo modo si possono risolvere facilmente. In questo caso, per esempio, questo è il terzo trattamento e Christian sta già bene già dal secondo. L'addome, come vedete, è super palpabile, estremamente morbido e si può schiacciare profondamente senza che faccia il minimo verso, lo vedete proprio dalla faccia. L'addome di un bambino che sta bene e che non ha più coliche è morbidissimo. L'addome invece di un bambino che soffre di coliche o di disturbi gastrointestinali, quale anche il reflusso, è molto teso. E perché è teso? Perché è infiammato, c'è un quadro infiammatorio che crea gonfiore e dolenza, oltre che tutta una dismotilità a livello gastrointestinale.